Salve a tutti cari amici, in questo video parleremo di psicoterapia e terapia dell'ansia. Innanzitutto dobbiamo dire come a livello psicoterapico, quindi se si sceglie un trattamento di psicoterapia, il trattamento elettivo per i disturbi di ansia e il trattamento cognitivo-comportamentale. Questo approccio terapeutico è un approccio molto potente che mi va ad intervenire sulle cause del disturbo e non semplicemente interviene sui sintomi come può avvenire con gli psicofarmaci. La terapia cognitivo-comportamentale si divide in due aspetti, quello cognitivo sia legato al pensiero e quello comportamentale, quindi è il connubio di queste due condizioni, quella del pensiero e quella della condotta. La psicoterapia cognitivo-comportamentale si propone di individuare quegli errori di pensiero che la persona con un disturbo di ansia solitamente fa e che sono la causa delle manifestazioni di ansia, quindi dei sintomi che prova. Una persona con un disturbo di ansia è una persona che nel suo modo di pensare, nei pensieri che fa, alimenta l'emozione della paura. Quindi troveremo sicuramente da un'analisi dei pensieri una serie di pensieri che mi portano alla paura di un qualcosa che potrebbe accadere. Il primo passo quindi è appunto questo, quello di individuare questi pensieri e di individuare effettivamente quello di cui la persona ha paura. Spesso e volentieri ci accorgiamo come, una volta riconosciuti questi pensieri, i pensieri fatti, i pensieri individuati, sono disfunzionali. Perché? Perché ad esempio non c'è l'effettiva prova delle conseguenze temute, bensì si opera, la persona ragiona sulla base delle proprie emozioni. Dato che mi sento in questo modo, allora è vero che succederà questo. Banalmente, ma non stiamo parlando di un disturbo d'ansia cronico, ma è un disturbo, una manifestazione di ansia situazionale, può essere quell'ansia che si può provare prima di un esame. Allora la persona potrebbe ragionare in questo modo: dato che mi sento agitata o agitato, allora è vero che non riuscirò a superare l'esame, allora è vero che il professore farà delle domande difficili a cui non saprò rispondere, dato che mi sento agitato, allora è vero che in sede d'esame mi sentirò in difficoltà. E quindi quella connotazione dell'ignoto, il non sapere effettivamente che cosa accadrà, e basandosi sul un ragionamento emotivo, quindi sulla base delle proprie emozioni, stabilire che, dato che già non mi trovo all'esame, non mi trovo in sede d'esame, ma già mi sento agitato, allora è vero che succederanno determinate cose, non riuscirò ad esempio a superare l'esame, farò brutta figura, mi sentirò male, avrò una crisi di panico. Ma da una disamina dei pensieri, del flusso di pensieri che la persona può fare una volta individuato in un lathering il flusso di pensieri, ci accorgiamo come appunto non ci sono delle evidenze, ma ci sono semplicemente delle conseguenze temute ma non dimostrate, un qualcosa che temo possa accadere ma che non posso dimostrare. Ovviamente stiamo parlando di un ragionamento emotivo e di un riferimento al destino come categorie di errore, ma queste sono soltanto due categorie rispetto a 12 categorie che sono i 12 modi in cui la mente, tra virgolette, può sbagliare a pensare, quindi a creare dei pensieri, il contenuto di pensieri disfunzionali, non corrispondenti alla realtà. Ovviamente se alimentiamo dei pensieri che mi portano al dubbio e alla paura, avremo come conseguenza diretta a livello fisico e psicologico di ansia e dei sintomi dell'ansia. Quindi ad esempio potremmo avere tremore, ad esempio potremmo avere tachicardia, ad esempio potremmo avere sudorazione, brividi di freddo o vampate di calore, agitazione psicomotoria in genere. Ad esempio la persona non riesce a stare ferma, non riesce a stare seduta,
non riesce ad avere un ciclo sonno-veglia normale, potrebbe avere delle oscillazioni rispetto all'appetito, potrebbe o avere più fame o avere meno fame rispetto al solito, quindi mangiare di più o mangiare di meno, dormire di più o dormire di meno, risvegliarsi al mattino presto senza riuscire a riaddormentarsi, perché una volta svegliati partono quei pensieri che alimentano paura, che alimentano la connotazione dell'ignoto, e quindi conseguentemente nell'arco di pochi secondi, di pochi istanti, ci sarà una comparsa veloce dei primi sintomi di ansia. Quindi in B abbiamo i pensieri disfunzionali che sono la causa, in C, rispetto ad un modello cognitivo comportamentale ABCD, situazione, pensiero, emozione, azione, in B avremo i pensieri che alimentano paura in C. Quindi in B i pensieri che sono la causa, in C avremo i sintomi che sono la conseguenza. La psicoterapia mi va ad individuare i pensieri disfunzionali e quindi intervenire su quella che è la causa. Ristrutturando i pensieri che sono la causa, si avrà una ristrutturazione, un cambiamento anche a livello emotivo. Quindi un riportare alla normalità delle manifestazioni fisiche e psicologiche. Quindi una remissione progressiva del sintomo, dei sintomi di ansia. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi suggerisco di approfondire queste tematiche su altri miei video ed eventualmente approfondire anche con qualche documento pubblicato su uno dei miei portali, che è www.ansia-italia.it. Vi ringrazio cari amici per l'attenzione e vi saluto.